scontro anti-playout tra Ligorna e San Margheritese nella gara che vale la 13ª giornata del campionato d'eccellenza, percorso analogo per le due formazioni in campo quest'oggi. 14 punti raccolti su 36 disponibili, 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte a testa. Fondamentale sfruttare questa ghiottissima occasione che permetterebbe di aumentare la risicata distanza dalla zona rossa della classifica. Minuto 12, subito un brivido per i padroni di casa, schema su calcio di punizione, Bertorello cerca lo scambio con Vantaggiato e lo trova, il tiro del capitano insidiosissimo a salvare la porta di Giorelli e la parte alta del legno orizzontale. I locali rispondono 3 minuti più tardi con un'incursione sulla fascia di Trocino che evita la rimessa dal fondo e mette in mezzo per De Ferrari, reattivo adesi a deviare il tentativo del numero 7 in corner. E al 22esimo la situazione di pareggio resta invariata per una manciata di centimetri. Tarsimuri scatta sul filo del fuorigioco, in pallonetto salta adesi. Ottima l'intenzione, un po' meno la mira, ma il Tarsi di casa ha l'occasione di rifarsi appena 4 minuti più tardi e non se la lascia sfuggire. Cotellessa dalla sinistra serve un cross al bacio proprio per la testa del numero 11 che con naturalezza infila il numero 1 arancione sul primo palo. Neanche il tempo di esultare, il Ligorna allunga le distanze. Casalino recupera un pallone sul fondo e opta per il passaggio arretrato in direzione Arnulfo che senza pensarci due volte sceglie la potenza per il suo tiro che si trasforma nel gol del 2-0. Gli ospiti tentano di reagire affidandosi a un'azione personale di Giacobbe, il suo offendente va però a scagliarsi contro il palo alla sinistra di Giorelli. Ma la formazione bianco-blu è scatenata e al 35esimo cala il Tris, Tarsimuri ruba palla nella tre quarti avversaria e mette in moto il contropiede. Perfetto, Arnulfo è bravo a seguire l'azione sull'altro versante, a farsi vedere dal compagno, ma è ancora più bravo nel mantenere i nervi saldi al momento del tiro mettendo la firma sul 3-0 e segnando la sua doppietta personale. E si chiude così la prima frazione di gara, ma grazie alle immagini e al montaggio del nostro Enrico Figus andiamo a vedere cosa è successo nella ripresa. Bella apertura a sinistra di compagnone, Tarsimuri c'è e tenta di sorprendere Adesi sul suo palo, il fendente dall'impressione del gol, ma si tratta solo di un'illusione data dall'esterno della rete. E al 15esimo la San Margheritese accorcia le distanze con Neirotti, ottimo l'intervento di Giorelli sul primo tentativo in porta ospite, l'estremo difensore non può nulla però sul tiro a colpo sicuro del numero 9 che porta i suoi sul 3-1. Il pericolo per i locali risponde sempre al nome di Neirotti, la punta scatta sul filo del fuorigioco e si ritrova tu per tu col numero 1 in maglia verde, ottimo il tempo d'uscita di Giorelli che allontana ogni pericolo. Ma si riapre tutto al minuto 41, benvenuto a terra ingenuamente in area Olmo, secondo il direttore di gara Donato Di Albenga non ci sono dubbi e assegna il calcio di rigore. Da dischetto Vailardo che non sbaglia e porta i suoi sul 3-2. E al 45esimo va in scena lo spettacolo di Giorelli che vale come una rete segnata. Prima salva tutto respingendo il tentativo di Lardo, poi si supera sul tiro della distanza di Buffo e sul doppio salvataggio del portiere arriva il triplice fischio. Ligorna batte San Margheritese 3-2. Ligorna che vince e convince nonostante il tentativo di remontada della San Margheritese sul finale. Quello che è certo è che i ragazzi di Mister Mazzocchi mettono la freccia ed effettuano il sorpasso proprio ai danni della formazione in maglia arancio.